Ciao a tutti bikers e avventurieri, siamo qui in mezzo al nulla messicano, tra Loreto e La Paz in Bassa California, e oggi volevo spiegarvi la differenza tra borse morbide e borse rigide e quale scegliere in base all'utilizzo che si andrà a fare. Mi piace suddividere le borse in tre principali tipi, cioè borse morbide, borse rigide in plastica e borse rigide in alluminio. Partendo dalle borse morbide, sono quelle più economiche, più leggere, soprattutto più leggere, ed è la cosa più importante, più facile da montare, montano su qualsiasi moto praticamente, e sono quelle che utilizzerei per un viaggio volto al piacere di guida, quindi se il riding è la parte principale del vostro viaggio, allora si va verso l'opzione più leggera e che non va a modificare la dinamica della moto in modo pesante. Quando invece si fa un viaggio un pochino più turistico e si richiede una maggiore sicurezza, una maggiore capienza, si può passare alle borse rigide in plastica che sono molto più comode per il fatto di poter parcheggiare la moto dove vuoi e andare a fare il bagno, a visitare una città. Per fare delle brevi soste di qualche ora non devi preoccuparti di di tutti i tuoi bagagli che lasci sulla moto perché sono chiusi a chiave. Perdi un po' sul piacere di guida, sull'aerodinamica perché sono leggermente più ingombranti e pesanti delle borse morbide, però per un utilizzo prettamente su strada e turistico possono essere una buona via di mezzo. Quando si va a fare invece qualcosa di un pochino più estremo, se vogliamo così dire, o quando si vuole investire in attrezzatura per il futuro, per avere un buon prodotto, si possono valutare le borse rigide in alluminio. Sono molto più sicure, sono indistruttibili rispetto a quelle in plastica. Puoi fare un po' di off-road senza preoccuparti di doverci se ci cadi sopra. Io ci sono caduto sopra tante volte e non è successo nulla. Un po' di martellate si fanno ritornare più o meno dritte. Sono un po' controcorrente, però secondo me non sono proprio le valigie perfette per l'off-road, per vari motivi, ma lo digeriscono. Dopo penso più di 5-6 mila km in tutto il viaggio di off-road sono ancora qui, funzionano decentemente e varie cadute e nessun problema. Parentesi sull'off-road: se la parte principale del vostro viaggio è in fuoristrada, allora sarebbe meglio avere delle borse morbide, più maneggevolezza, si possono sempre in qualche modo riparare, non hai problemi a rovinarle, piegarle cadendoci sopra o quant'altro. Sconsiglierei quelle in plastica, ovviamente. E quelle in alluminio sono ottime se ci sono delle parti in off-road, ma l'off-road non è la parte principale del viaggio. Quindi, ad esempio, nel viaggio che sto facendo io. Può essere un 80% strada, 20% fuoristrada, a volte anche impegnativo, e mi trovo bene con le valigie in alluminio. Se dovesse iniziare a essere più un 60 strada, 40 fuoristrada, ci dovrebbe essere tutto un altro setup, secondo me. Bene, direi che per oggi è tutto. Troverete in descrizione tutti i link per poter guardare o acquistare gli accessori di cui ho parlato in questa puntata, e buona strada a tutti.